Anna Carlini, 33enne pescarese, fu trovata morta il 30 agosto del 2017 nel tunnel della stazione di Pescara. All'inizio si pensò a un malore, ma successivi approfondimenti e soprattutto grazie a una serie di testimonianze si venne a scoprire che la povera Anna, affetta da problemi psichici, era stata stuprata ed uccisa. Dopo una serie di udienze preliminari e un incidente probatorio, si attende ora il rinvio a giudizio per due uomini di nazionalità rumena, in particolare di uno rifugiatosi nel suo paese. Stamane, su iniziativa della Comune di Pescara, è stata scoperta una targa in sua memoria alla presenza del sindaco, dei parenti stretti della vittima e al loro fianco anche Fabiola Bacci e Jonathan Sterlecchini, madre e fratello di un'altra vittima della furia omicida di uomini senza scrupoli come Jennifer Sterlecchini. Sulla targa una frase di Isabella Martello, sorella di Anna: «Ritaglierò dal tuo ricordo tante stelle, così il cielo sarà sempre più bello e illuminerai i nostri cuori con il tuo sorriso pieno di luce». Questa bellissima frase che hai pensato proprio tu, no? Sì, sono le parole del mio cuore. Oggi, dopo questa apposizione, in ricordo di Anna Carlini, aspettiamo la giusta sentenza perché dopo un anno e mezzo non possiamo più fare silenzio. Chi deve pagare di questo reato deve pagare. Noi vogliamo giustizia. Basta silenzio. In attesa infatti dell'udienza decisiva per l'eventuale rinvio a giudizio, le autorità competenti ancora riescono ad ottenere l'estradizione di Nelo Ciuraru, accusato di omicidio, abbandono di persone incapaci e violenza sessuale. Qui si tratta di un potenziale, perché a questo punto, non, ripeto, non è ancora nulla di certo, però è una persona potenziale responsabile. Questa persona però è gravata da una misura di arresto internazionale e pretendiamo, come diciamo, lo ribadisco a voce della famiglia, che questo provvedimento venga eseguito, che torni in Italia e che venga posto insomma, in stato carcerario. La memoria non è mai un valore individuale dei familiari, ma è un valore collettivo. Oggi c'erano delle persone, e quanti passando qui alzeranno il naso avranno un pensiero appunto ad una ragazza che se n'è andata troppo presto.